Ragazzi e ragazze, buongiorno! Prima novità, come potete vedere, non ho più le ciglia, ho tolto l'extension. Praticamente l'estetista mi ha detto: ma da quant'è che fai l'extension? Perché prima di andare da lei le facevo da altre persone, insomma, Amsterdam, prima faccio. Beh, guarda, saranno quasi 4 anni. Mi fa: oddio, no, ma circa ogni anno, anno e mezzo, devi fare una pausa di un mesetto. E quindi alla fine ho dovuto fare una pausa dalle ciglia, perché altrimenti, come vedete, non crescono. Cioè, la ricrescita è sempre la stessa, però siccome hanno questo peso dell'extension, tendono a crescere fino a 3/4 della loro lunghezza, mentre una volta che togli l'extension, crescono quel quarto che manca, quindi adesso sono particolarmente corte, ma il volume è sempre lo stesso, però tra circa il ciclo delle ciglia e 28 giorni, quindi tra 28 giorni saranno della mia lunghezza naturale e non so, perché ieri ho messo il mascara e non mi dispiaceva sinceramente stare senza extension, però vorrei capire i vostri pareri, fatemi sapere che cosa ne pensate, stavo guardando Denver che sta saltando sulla finestra, fatemi sapere che cosa ne pensate, se secondo voi dovrei rifare l'extension oppure no, ma ve l'ho chiesto anche nell'altro video, quindi probabilmente già avrò le risposte quando questo video sarà online. In questo momento sono veramente terribile perché mi sono appena svegliata, letteralmente 5 minuti fa, e prestissimo, ma non riuscivo a dormire, nel senso che alle 6:48 mi sono svegliata e non riesco più a dormire, perché per me erano le 5 ore avanti, 11:48, e quindi il jet lag è una brutta cosa. E quindi adesso sono sveglissima e quindi mi metterò a fare un po' di cyclette, ma prima sto facendo colazione, anzi ho preparato la colazione. Qui come al solito c'è ancora il nostro albero di Natale, bello pronto, ma ancora non abbiamo avuto il tempo di smantellarlo. Letteralmente non abbiamo avuto tempo. Qui c'è gatta Stellina, gatto Denver e di là che salta sulla finestra. E io ero qui in cucina quando ho deciso di mettermi a filmare questo vlog. Perché in realtà ho in mente di filmare comunque il video sui preferiti oggi, non badate la mia canotta che sto per mettermi a fare la cyclette, però volevo anche filmare un vlog oggi così. Quindi questa è la mia colazione, niente di particolare perché visto che abbiamo viaggiato un sacco non abbiamo niente a casa ed è yogurt alla fragola, io preferisco quello greco però purtroppo non c'era, non c'è niente in frigo, e yogurt alla fragola con muesli e poi un mandarino. A stomaco vuoto ho già bevuto un bicchiere d'acqua naturale a temperatura ambiente e ne ho già preparato un altro perché dopo la colazione bevo le mie vitamine per i capelli, che sono queste, già ve le ho fatte vedere. E basta, questo è quanto sostanzialmente, dopodiché mi aspetta la cyclette. Ciao gatto Denver, buongiorno! Che mio piccolo catino rudo bianco? Che mio piccolo catino rudo bianco? Vieni con un po' arancione? I bacini. Mammina, sei sveglia a quest'ora, che strano. Il mio gattino tutto bianco lui. Ok, cyclette finito, ho fatto mezz'ora e adesso vado, se la videocamera mette a fuoco, e adesso vado a mettermi, sono senza fiato, vado a mettermi al montaggio del video di ieri, anche perché poi devo andare in posta, ho un pacco da ritirare che è venuto mentre ero via e dopodiché devo spedire il pacco dell'ultimo giveaway e ancora una cosa devo fare, non mi ricordo, comunque mi sono scritto 3 cose da fare in posta e mi accompagnerà la mia amica Giulia, quindi sono molto contenta di rivederla perché non la vedo tipo da fine dicembre. E questo è quanto, qui c'è Gatta Stellins. Ciao Gatta Stellina! Ciao gatta Stellina! E si sdraia a aspettare le coccole. E si sdraia a aspettare le coccole. Questa gatta scoiattola. Guarda che coda scoiattolosa che c'hai. Guarda che coda scoiattolosa che c'hai. Ci siamo, sono con Giulia. Ciao. Siamo alla posta. Ok, ho spedito il pacco del giveaway. Vincitrice, ringrazia Giulia perché è stata lei a prepararti il pacco. Ho spedito anche un altro pacco che dovevo spedire, che in realtà è un bracciale di Chanel che ho venduto perché non lo usavo da anni, praticamente. E un'altra cosa, volevo farvi vedere il mio outfit, o come direbbe Tomas, il mio outlet di oggi. Ed ho questo cappotto lungo, in realtà volevo mettere la giacca in pelle con un pellicciotto senza maniche, ma la maglia sotto ha delle maniche molto grosse, quindi non ci stava. E quindi ho il cappotto lungo, 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 questo maglioncino tutto peluscioso che ho preso, indovinate dove? Ovviamente da ASOS. E poi ho la Chanelina piccolina e le scarpe Valentino.
Anche i jeans sono di Asos, by the way. È la prima volta che indosso queste scarpe. Vi devo dire che sono bellissime, ma sono tremendamente scomode. Ok, è la prima volta che filmo mentre guido. Non so se ho posizionato bene la videocamera, che inquadratura c'è, più o meno, vediamo. Sì, dai, più o meno ci siamo. Siete praticamente sul contachilometri e sto andando a prendere Tomas al lavoro. Oggi finisce un po' prima perché dobbiamo andare dal medico. Solite cose quotidiane che non sono per niente fighe, ma se devo filmare, scusatemi quando giro c'è il volante che va davanti alla videocamera, ma se devo filmare la nostra quotidianità ci sono anche queste cosine che non sono così fighe. Però andiamo dal suo medico di base, perché praticamente questa otite all'orecchio sinistro stava passando, però con 5 giorni di antibiotico gli è venuta l'otite all'orecchio destro, cosa molto strana. Posso girare qua? Beh, giriamo qua. E quindi a questo punto andiamo dal medico, perché non è possibile che con 5 giorni di antibiotico si forma un'infezione quindi nell'altro orecchio poi. Quindi non ho idea di dove io stia andando, perché non conosco i sensi unici e spero di non aver sbagliato, forse ci siamo. Comunque questo è quanto. Ho salutato la mia amica Giulia, ma la rivedrò stasera, perché questa sera ci vediamo tutti assieme, quindi con i nostri rispettivi mariti. Mamma mia quanto fa vecchio dire così, però ci vediamo con i nostri rispettivi mariti ed andiamo a mangiare sushi. E siamo stati via, anche loro sono amanti del sushi. Tomas non è felicissimo, preferiva una bella pizza, però insomma almeno un giorno, perché devo dire la verità, il sushi che abbiamo assaggiato al resort alle Maldive, tutto era buonissimo, veramente il cibo era top, però quando c'è stata la serata sushi vi devo dire che non era proprio il massimo, nel senso che è più buono qui da noi che lì, e quindi non vedo l'ora di andare a mangiare sushi questa sera. Ah sì, un'altra cosina volevo dirvi, a parte che devo aver filmato un video alle Maldive che poi non ho caricato, perché vi giuro che io già ve l'avevo detta questa cosa, però continuate a chiedermelo, quindi evidentemente non l'ho postato il video in cui ve lo dicevo. Però in tantissimi mi avete chiesto se poi ho portato il vestito da sposa alle Maldive per farci le foto eccetera, perché ovviamente le foto non le avete viste, e quindi no, vi devo dire, mannaggia, no. Potrei andare anche di qua teoricamente, però giriamo di qua. E purtroppo no, non ho portato il vestito da sposa alle Maldive. Perché? Perché praticamente uno, avrei avuto bisogno di una valigia in più e non sarebbe stato neanche un problema. Avevo in mente appunto di prendere un trolley solo per l'abito da sposa. Il fatto è che uno, il valore dell'abito è molto molto alto, e quindi avrei dovuto comprare una specie di assicurazione ulteriore, e quindi sarebbe stato un costo molto alto. Ma non è stato tanto, per questo non ho preso l'abito da sposa. Perché? Perché nonostante ci siano 40 kg di bagaglio eccetera nel volo, non era un problema. Però l'idrovolante, non so se si chiama idrovolante, insomma l'aeroplanino che ti porta da Malé, la capitale delle Maldive, alla tua isoletta, ha un bagaglio massimo invece di 20 kg. Se non lo rispetti devi pagare tipo, non lo so quant'era, tipo, Dio, adesso non vorrei sparare una cavolata, ma tantissimo, tipo $50 ogni chilo extra o una roba del genere. Quindi siccome ero già oltre i 20 kg non ho potuto proprio, e ne avevo tipo credo 22 o 23, non mi hanno fatto pagare extra. Però se avessi portato anche il vestito saremmo stati, e la croncina eccetera eccetera, sarei stata sicuramente, perché quell'abito era veramente molto molto pesante, sarei stata sicuramente sui 30, 27 così, 30 kg, e avrei dovuto pagare questa specie di multa perché appunto dovevo, andavo oltre i chili concessi sull'aeroplanino, e quindi non l'ho portato. Mi è dispiaciuto molto, anche se vi dico la verità, lì fa talmente caldo, cioè alle Maldive non c'erano 25 gradi, c'erano sempre 28, 29, 30 gradi. Avere l'abito così sarebbe stato veramente
terribile e l'avrei sporcato anche tantissimo. Quindi da un lato mi dispiace, d'altra parte però non avevo scelta, quindi purtroppo non l'ho portato. E c'era qualcos'altro che volevo dirvi? No, mi sembra di aver risposto a tutte le vostre domande. Ah sì, un'altra cosa in realtà volevo parlarvi, visto che abbiamo tempo qui, non è propriamente il setting giusto, però in tanti mi avete chiesto: ma ci sono un sacco di sport che si possono fare alle Maldive, come mai non siete andati, eccetera eccetera. E c'è una cosa che io vi devo dire, una cosa di cui non vi ho mai parlato, perché è una cosa di cui io proprio non parlo in generale, ed è una cosa riguardo alla mia salute, che io mi porto avanti da quando sono piccola praticamente. È un po' difficile per me parlare di questa cosa perché non ne parlo mai, cioè ho sempre fatto finta che non esista, e badate, non è niente di grave, assolutamente, di pericoloso, però è una cosa che mi ha comunque sempre condizionato la vita, ed è, ha anche un nome che non mi piace, ed è l'osteoporosi. È quella cosa che hanno le signore anziane, per capirci, sì, però ce l'ho anch'io. L'hanno scoperto quando avevo 7 anni, mia mamma lo sa, non mi ricordo, ma mi sono tipo rotta o storta il polso, mi hanno fatto le lastre, da lì si sono resi conto che le mie ossa, cos'è l'osteoporosi? Praticamente le mie ossa non hanno sufficiente vitamina D, sufficiente calcio, e quindi sono molto più fragili rispetto alle ossa delle altre persone. Questa è una condizione che viene alle persone anziane. Io però purtroppo ce l'ho da sempre, infatti ho sempre dovuto fare le densitometrie ossee, cioè sono andata, dovevo sempre andare, devo ancora continuare ad andare a fare gli esami per monitorare le mie ossa, per vedere come sono, e purtroppo sono sempre fragili. Speravano che questa cosa mi passasse, perché a volte succede nei bambini, hanno l'osteoporosi, ma poi passa con gli anni. Erano convinti che sarebbe passata anche a me, purtroppo non mi è mai passata, anzi. E quindi sì, questo perché vi dicevo che mi ha sempre condizionato la vita, perché da piccolina io, vabbè, guardavo Mila e Shiro, volevo fare pallavolo, non potevo, quando i miei compagni durante le ore di ginnastica giocavano pallavolo, qualsiasi sport, io non potevo farlo, non ho potuto fare nulla se non nuoto, perché è uno sport non a contatto, quindi in acqua non potevo farmi male, perché appunto essendo le mie ossa così fragili rischiavo grosso, perché sai, se ti rompi una gamba è un fatto, se ti rompi la colonna vertebrale il problema è molto più grave. Il fatto è che non posso, per il mio stato di salute, il mio stato di salute, io sto comunque bene, quindi non è una cosa che mi condiziona, però sappiate che non devo fare determinate cose perché è molto molto pericoloso per me. Se ad esempio una persona cade e si fa, magari non lo so, non si fa niente, per me invece può significare rompersi le ossa. Quindi perché non posso fare determinati sport, anche alle Maldive molte cose io non le potevo fare appunto per colpa di questo. Quindi siccome in molti mi hanno detto: ah, ma ci sono un sacco di sport, come mai non hai fatto non lo so, sci d'acqua e tutta roba del genere, perché purtroppo non posso farlo. Questo era il discorso, e di come appunto è sempre stato un po' una cosa che mi ha sempre limitata nelle cose che potevo o non potevo fare, e niente, sostanzialmente questo è quanto. Ovviamente era solo per spiegarvi una cosa che non vi ho mai detto, perché non mi piace parlarne, anche perché sinceramente ci sono cose molto peggiori di avere le ossa fragili, però sappiate che appunto devo sempre prendere integratori per questo fatto, che è semplicemente vitamina D, però sappiate che se non faccio determinate cose, determinati sport, è sostanzialmente per questo. Siamo tornati a casa e mi sono arrivati dei pacchetti che vi faccio subito vedere. In realtà non li aprirò adesso perché voglio farvi il video. Mamma mia, devo per forza accendere queste luci. Non si vedrebbe niente. Ok, forse così ci siamo. Mi sono arrivate due cose da Dior che ho ordinato io dalla boutique di Venezia, e perché sul sito non c'erano più, quindi sono riuscita ad ordinarle direttamente
con le ragazze che conosco dalla boutique di Venezia. Anna, se mi segui, ciao, grazie, perché è sempre fantastico, riesce sempre a trovarmi tutto, quindi sono molto molto felice, ma non li aprirò adesso perché vi filmerò un video haul, perché poi devo farvi vedere anche, non so se ve l'ho mostrato ancora in video oppure solo su stories, c'è anche questo mega mega pacco di Chanel che vi devo far vedere, perché è una cosa che mi servirà alle Maldive quando torniamo. Ciao! Ciao Gatto Denver, sì sì sì, tu sei sempre protagonista, devo filmare sempre solo te, che Gatto Denver è sempre più importante di tutti i video. La star vera. E poi ci sono altre cosine, mi sono arrivate da Too Faced, poi mi sono arrivate queste altre cosine da un sito che si chiama Divage, che non conosco, e poi un sacco di altre cosine che invece mi sono arrivate da Dior Makeup. Taran taran taran. E poi questo bracciale bellissimo che vi farò vedere tutto nel prossimo video haul. Ho finito il montaggio, dovevo solo aggiungere le ultime due cosine del video che caricherò oggi. Qui invece ho preparato tutti i prodotti che sono i miei preferiti del 2017 per quanto riguarda il make up. E voglio vedere oggi, nel video di oggi vi ho chiesto se vi interessava anche il fashion, quindi voglio capire se includervi anche appunto la parte fashion oppure no. Questi sono tutti quanti pronti, non so se filmerò prima appunto il video sui prodotti preferiti del 2017 oppure il video haul con le cosine Chanel e Dior. Vedremo, vedremo. Comunque adesso altra cosa molto molto figa che devo andare a fare è piegare un sacco di roba in lavanderia. Quindi let's go, dopodiché mi truccherò e mi preparerò per la cena, perché alle 7 ci vediamo con i nostri amici davanti al ristorante sushi e sono quasi le 5. Questa è la situation, abbiamo un sacco, ho messo tutta la roba pulita in questa busta e ce n'è altra qua, ovviamente le cose da sera le metto da parte, invece biancheria e roba per la casa non stiro. E devo piegare davvero tantissima tantissima roba, mettiamoci il lavoro. Ok, siamo pronti per uscire, siamo un po' in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta e andiamo a mangiare sushi! Sì! Ciao patatone! Non ti ispira tantissimo il sushi, diciamo. Lo mangerò, però non posso dire altro. Però per la tua mogliettina? Faccio questo ed altro. Oh, mio patatone! Sei il miglior patatone del mondo! Allora, abbiamo ordinato, io ho preso come al solito i nigiri al salmone, poi anche i maki al salmone, anche per Tommaso ordino sempre io, abbiamo preso un po' un mix. Elia, ciao! Ciao! Con Giulia già ci siamo visti. E poi abbiamo preso, ho preso i Philadelphia, i tempura rolls, e la miso soup e gli edamame, insomma un sacco di roba. Ed è arrivata la miso soup e gli edamame. E questi sono i California Roll, credo. E gli altri non mangiano solo per oggi, te, solo per me. No, dividiamo sti edamame qua. Descrivete. Allora, nigiri tonno. Nigiri gambero cotto. Gambero cotto. Cotto. Salmone. Salmone. Spiedini di pollo. Spiedini di pollo. Vuoi gambero? Gambero. Ok, prossimo ordine, gambero. Oh, e mi frega altri da mame. I nostri amici, che nonostante abbiano una bimba, sono ganzissimi, ci hanno invitato a casa loro e noi siamo andati a prendere la tombola e adesso andiamo da loro a bere una caipirosca alla fragola fatta in casa e a giocare con la tombola. Rendiamoci conto. Ha un nome particolare questa caipirosca? Caipirosca normale. Caipirosca normale, ecco, molto. Caipirosca normale, guardate che bellezza, ragazzi. Si chiama caipiroschelia. Caipiroschelia, tutto insieme? Caipiroschelia. Bene. Caipiroschelia. E ingredienti? Fragole, vodka, zucchero di canna, lime e basta. E basta. E ghiaccio. Acqua cassata. Sì, ma poco poco. Wow. Non sono andato per l'acqua io. Sei più per la vodka. Wow. Ragazzi e ragazze, siamo tornati a casa, è piuttosto tardi e quindi adesso sono già al struccaggio time e spero non vi dia troppo fastidio la ventola, però quando accendo la luce dello specchio qua in bagno, questa qua, praticamente la ventola si accende in automatico, non sappiamo come mai, ma è così
che hanno fatto l'impianto. Comunque, non so se avete notato, ma le mie ciglia con il mascara si vedono. Adesso mi ricordo com'era anni fa quando non avevo l'extension, ovvero le mie ciglia erano invisibili letteralmente fino a quando andavo a metterci il mascara, perché sono bianche, praticamente sono bionde e dritte, quindi anche se appunto devono ancora crescere, perché ovviamente le mie non sono così corte, sono un pochino più lunghe, sono comunque corte e dritte, quindi devo piegarle ogni giorno. Ho iniziato, ho ricominciato ad utilizzare il piegaciglia, vi rendete conto? Erano tipo o 3 anni e mezzo o 4 anni che io non usavo il piegaciglia e non mettevo mascara sulle ciglia superiori, ed è stranissimo potermi stropicciare gli occhi, è veramente stranissimo, è una sensazione che non avevo da anni appunto. Altra cosa che ho cambiato nel trucco, a parte ovviamente il fondotinta, perché ne sto usando uno tipo di 4 tonalità più scure della mia, rendiamoci conto, questa è la carnagione normale del 90% delle persone, per me è 4 tonalità più scure, ok? E, altra cosa che ho cambiato nel trucco è che sto facendo le sopracciglia molto più naturali, non vado a definirle troppo nel bordo sotto, nel bordo sopra, ma vado semplicemente a riempirle, mi piace molto di più così, un look un po' più naturale. Che cosa ne pensate? Comunque, adesso struccaggio time. In realtà Tomar sta già dormendo perché è parecchio tardi. Però una cosa volevo dirvi, perché siccome nell'arco della giornata vedo molto spesso, vado a leggere i vostri commenti eccetera, ah ok, la batteria sta per finire quindi è meglio che io mi sbrighi, molto spesso durante la giornata vado a vedere i vostri commenti così, e quando in tanti mi fate la stessa domanda preferisco rispondere magari in video, perché se rispondo a un commento soltanto poi nessuno lo vede a parte praticamente la persona a cui ho risposto, mentre se rispondo in un video è molto più semplice che la risposta arrivi a tutti quanti, non so se capite quello che intendo. E quindi ho visto che molti mi chiedete a Tomas, ma quante ferie hai, ma come fai a stare praticamente tutto il mese alle Maldive? Allora dovete sapere che le aziende, almeno l'azienda di Tomas, per quando si è sposato, quando una persona nella sua azienda si sposa, gli vengono concesse 2 settimane piene di giorni festivi. Quindi noi non abbiamo dovuto fare altro che portare il certificato di matrimonio nell'azienda, in modo che gli fossero date appunto 2 settimane di giorni pagati per il viaggio di nozze. Quindi siamo potuti andare alle Maldive senza che lui si prendesse giorni di ferie, perché era il nostro viaggio di nozze. Mentre invece adesso, per andare di nuovo alle Maldive, che è invece per un progetto mio, per lavoro mio, Tomas mi accompagna, ha dovuto prendere ferie, però sono soltanto questi 4 o 5 giorni di ferie che ha dovuto prendere. Tutti gli altri durante il viaggio di nozze erano appunto giorni extra che l'azienda concede ai dipendenti per il viaggio di nozze, ok? Ci tenevo a specificare. E dopo il secondo viaggio alle Maldive abbiamo Parigi, però Tomas non può venire con me perché appunto lavora, e quindi sarò soltanto io ad andarci. Tra l'altro in molti mi avete chiesto, ma perché se eravate già alle Maldive non ci siete rimasti a questo punto? Perché Tomas doveva tornare a lavorare in questa settimana, quindi dal lunedì al venerdì Tomas è dovuto tornare al lavoro, mentre per la prossima settimana, mentre saremo via, si è preso ferie, però questa settimana deve lavorare, quindi domani lavora e lavora tutta questa settimana, quindi non potevamo rimanere alle Maldive purtroppo, ahimè, altrimenti sarebbe stato molto più semplice rimanere, però appunto abbiamo dovuto fare così. Quindi, visto che la mia batteria sta lampeggiando e penso che tra un po' si spegnerà, io vi do la buonanotte, mia family, scusatemi il trucco a metà, vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo, questo video andrà online venerdì, domani che è venerdì, e noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Quando vedrete questo video io sarò o in viaggio o sarò già alle Maldive di nuovo, non so bene, comunque probabilmente sarò in viaggio, quindi mi ha promesso che arriverà in tempo, quindi vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo alla prossima, ciao!